Di venire qua a presentare il libro. Il libro che Moneta Augusta è capitato che un paio di anni fa, forse, due o tre anni fa ci siamo, attualmente ci incontravamo, ci siamo rivisti e io ho cambiato perché oltre a fare l'archeologo sono titolare di una libreria specializzata in archeologia, cioè una libreria archeologica, e abbiamo iniziato da poco a inventarci anche come editore, nel senso che stiamo provando a pubblicare dei libri mirati, piccoli, perché siamo molto piccoli, con un taglio soprattutto di carattere manualistico, didattico, di divulgazione scientifica. Uno studente che ha appena iniziato a studiare archeologia e comunque la numismatica, quello diremo, è una delle parti importanti dell'archeologia, della storia antica. E un curioso, un qualcuno che studia nel campo e che gli può servire, anche magari non è numismatico, un archeologo di altri settori, che gli può servire un prontuario, un qualcosa di pronto, agile, sintetico, corretto, giusto, perché poi il rischio della manualistica, delle sintesi, il grande Bignami è stato un grande perché erano sintesi ma fatte benissimo, non erano purtroppo come si possono vedere in genere delle sintesi che sono epitomazioni di altri testi, in cui in poche pagine ci fosse uno strumento utile per tutti. Per chi studia e per chi il ritratto è appassionato. E dal ritratto, che doveva essere, essendo un veicolo ideologico politico fondamentale, non era un ritratto idealizzato, qualcosa idealizzato c'era, ma doveva comunque far vedere l'immagine vera, insomma, della persona, quella comunque gli veniva attribuita. E poi dopo una cosa che, vi dico sinceramente, non c'è nessun libro in storia romana, cioè la storia dei personaggi con le dati. Questo è un lavoro che non so se una volta dopo ci ho visto a farlo, una cosa del genere. Ah, importante per leggere, sapere e datare la moneta, se tutti vogliamo sapere quella cosa di che epoca è sufficiente in massima parte è il trinco della moneta, dove c'è la rappresentazione, diciamo, della testa umana.